stanti generali UNESCO sul piano di gestione del sito Siracusa Pantalica. Alla Salone Paolo Borsellino si è tenuta l'Assemblea Generale sulla revisione del documento piano di gestione Siracusa Pantalica. All'interno del progetto legge, avvio del piano di gestione con l'attuazione del programma A, conoscenza, conservazione e riqualificazione del patrimonio barocco, del programma C, valorizzazione culturale ed economica, si è individuato come obiettivo generale quello di armonizzare e rendere fruibile l'articolato bacino di conoscenze afferente ai siti patrimonio UNESCO del tardo barocco del Val di Noto di Siracusa, necropoli di Pantalica e di Villa Romana del Casale di Piazza Armerina. Il progetto, che coinvolge 13 comuni ricadenti nelle aree dei tre siti, prevede la revisione e l'adeguamento dei tre piani di gestione con un alto grado di integrazione e sarà curato da Civita Cultura Holding, soggetto che si è aggiudicato il bando per la realizzazione dell'azione 1, revisione e adeguamento dei piani di gestione. L'incontro organizzato dal comune in quanto capofila del sito Siracusa Necropoli di Pantalica ha consentito la presentazione della prima bozza di piano di gestione su cui il gruppo tecnico-scientifico coordinato da Aurelio Angelini ha lavorato in questi mesi. Si tratta di un incontro fondamentale per offrire alle amministrazioni centrali, regionali e comunali coinvolte, alle arcidiocesi e diocesi, agli enti proprietari e a tutti i soggetti che ne hanno titolo, la possibilità di prendere atto del lavoro svolto, di offrire ogni contributo possibile in vista della definizione del piano e concordare i necessari passaggi procedurali. Questo ha dichiarato il sindaco Francesco Tali e Fabio Granata, assessore alla cultura. Finalmente si passa ai fatti concreti attraverso questa riunione tecnica presieduta dal professor Aurelio Angelini, che ha già redatto insieme agli amici di Civita una bozza di quello che sarà il piano di gestione di Siracusa Pantalica, quindi si fanno grandi passi in avanti. Questa di stamattina è una riunione tecnica che però prelude finalmente all'applicazione di un vero e proprio piano di gestione per questo sito, che ha una valenza straordinaria, una stratificazione storico-culturale unica al mondo, per cui siamo felici di essere stati affidati nelle mani di Angelini, che rappresenta il vertice della valorizzazione del patrimonio UNESCO siciliano. Ma questa è una grande occasione, una grande chance per la comunità che vive nel territorio del sito di Siracusa Pantalica, perché il piano di gestione in realtà vuole essere uno strumento attivo per il territorio, per promuovere nell'insieme non solo quello che è il patrimonio iscritto nella lista dell'UNESCO, ma l'insieme dei territori e le loro capacità di poter, attraverso le attività che sviluppano nel territorio, garantire la conservazione ma nella valorizzazione. Quindi è un piano strategico che si pone l'obiettivo anche di favorire la realizzazione di una governance, perché poi quelli che saranno i dettami del piano di gestione dovranno essere trasformati in un'attività quotidiana attraverso piani annuali che la governance del sito deve poter portare avanti, quindi non solo un documento programmatico ma un documento che si trasforma giorno per giorno in azioni a sostegno della valorizzazione del territorio.